Ma ciao bambini, sto portando con me quello zozzo di un Pikachu, sentite? È carino! Un 28enne che gioca a giochi per bambini di 10 anni. Questo è Electric Abu! Mica mica! Oggi siamo tutti qui riuniti con un altro bel pacco che contiene, guarda caso, una tavoletta grafica a schermo. Come nostro solito fare, la apriremo insieme, la recensiremo, la testeremo e vediamo cosa ne viene fuori, se è una buona tavoletta oppure no. Le aziende puntano molto nel Black Friday in arrivo questo venerdì ed è mio dovere per voi carissimi dirvi: che cacchio? Ma stai zitto, perché pica pica? Pica pica! Ma che vuoi? Pica pica! Ma stai zitto! Sto recensendo una tavoletta, Cristo! Non ci ha mai fatto così, perché Pikachu è un po' entusiasta, penso, un po' eccitato per questa nuova tavoletta della Huion! Una tavoletta a schermo da 13 pollici! Stavo dicendo, mio dovere, visto il Black Friday, dire a voi, ma ne vale la pena? Quale tra le tante tavolette a schermo acquisto o meno? E il prezzo? Ma la qualità? Beh, intanto andiamo a vedere questa! Guardi come apro il pacco qui. Wow, attenzione, la scatola. Questa no. Wow. Questa scatola sembra essere molto carina. Ci sono pure dei gattini, in realtà sono delle tigri molto carine. Guarda che bel micetto. La Huion Canvas Pro 13. Quindi una tavoletta piccola, spero un po' più portatile di altre, perché io personalmente, non mi si apre, è da un po' che sono alla ricerca di una tavoletta piccola ma portatile, non con mille cavi da attaccare. Apriamo delicatamente il paccone. Subito la tavoletta che troviamo qui, la prendo in mano e sembra corposa, anche leggera. Andiamo a vederla. Attenzione. I tastoni, ci piacciono i tastoni, signori. La Huion, in altri suoi prodotti, non mette i tastoni, cosa che secondo me è un po' un errore, perché molti prediligono i tastoni alla tastiera. Soprattutto chi lavora magari con il portatile e non vuole riempirsi di tastiere, il portatile stesso, la tavoletta. I tastoni possono far comodo. Io personalmente non li uso, ma c'è chi sì, chi li usa. Quindi è bene tener conto di quei poveri scemi. Qui c'è come una banda touch, suppongo, non vedo l'ora di provarla, spero che sia lo zoom. Togliamo un attimo la tavoletta e andiamo a vedere cosa altro ci nasconde questa scatola, quali altri misteri ci sono qui al suo interno. C'è un CD di carta, in realtà qui ti dice dove scaricare il driver, suppongo. Attenzione signori, esce dalla confezione una base per la tavoletta. Attenzione, questa ci piace, è bella compatta, la sento già bella. Quello che mi piace della Huion, che ho già recensito un'altra tavoletta in passato, è che i loro prodotti hanno questa sensazione di high quality, no? Solidi, no? Compatti. Anche questa tavoletta qua non mi sa di plasticona, anzi, sembra molto solida, compatta. Questo quindi si apre così e qui al suo interno ci sono i livelli di regolazione. E così è regolata. Adesso la mettiamo da parte e vediamo cos'altro ci nasconde questo pacco misterioso. Una pennona, signori, wow! Mi sembra diversa dalla penna dell'ultima Huion che ho recensito. Un guanto del potere, signori, grazie, grazie. Wow, questi li adoro, me li perdo in continuazione. Adesso ce ne ho 7 in giro, lo indosso immediatamente. Qui c'è il poggiapenna, signori, sembra una ciambellina, e scommetto che al suo interno ci saranno le punte. Infatti eccole qua, le punte di ricambio, le puntarelle. Cuce fighte con le punte, se non cambiarle. Delle istruzioni, un manuale e un panno per pulire magnificamente lo schermo, che tiro fuori subito. Ecco qua il panno targato Huion, probabilmente non commestibile, non mangiatelo bambini. L'alimentatore per la tavoletta, qui si attaccherà ovviamente il nostro carissimo attacco europeo, quindi immagino si metta agganciato, eccolo là. Lo attacco subito alla corrente, perché fare domani quello che puoi fare oggi, dico io. Giusto? Dico bene, Frank? Tanto non ti pago per avere una tua opinione. Sai di chi mi interessa veramente l'opinione? Di Pikachu. Abbiamo quello che sembra essere il solito cavo multiplo di queste tavolette, perché molte di queste aziende stanno adottando questo sistema di cavi multipli HDMI USB alimentatore con una micro USB che va direttamente alla tavoletta, cosa che per me impiccia tantissimo. Spero che sia possibile lavorare un'altra soluzione, anche se la vedo io stesso difficile da un punto di vista output input. Quindi HDMI
USB, alimentaciones, microsbb, rimozione pellicola protettiva, signori. Eccola qua, ve la potete attaccare addosso mentre che disegnate, pensate l'innovazione. Perché tutti questi cavi mi impicciano sempre un bordello. Power on, Uion. Volevo dire Uion, invece è uscito Uion, pensa un po'. Accendiamo il computer e installiamo il driver. Perché c'è sempre un trapano qui in giro? C'ho sempre un trapano in giro. Come mi piace, come si vede qui nella Uion. Mi piace parecchio, signori. Mi è sempre piaciuto molto la qualità dei display della Uion. C'è da vedere come si comporta con la penna adesso. Quindi andiamo a cercare Uion driver. Il nostro è un modello GT133. Eccolo qui, Canvas Pro per Windows. Installiamo il driver. Questo è il nostro driver. Andiamo a calibrare il monitor, come sempre. Tac, 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 tac. Abbiamo quindi qui aperto Photoshop. Adesso iniziamo a provare come si comporta con la pressione, con il rumore. Wow! Wow, la Uion sta facendo progressi, signori, l'ho sentito subito, al primo tocco. L'Uion precedente che abbiamo recensito, che è quella da circa 22 pollici se non sbaglio, mi infastidiva molto quella sensazione di vetro, mi dava l'idea di star graffiando qualcosa, anche perché faceva quel classico rumoretto di strofinio, di fufufufufufufu. Sai quando strofini sul vetro? Molto fastidioso, quando fai così col dito sul vetro. Invece qui potete sentire anche con il microfono, non si sente niente. E hanno migliorato anche la texture, se così posso dire, dello schermo. Quindi la sensazione anche di leggermente ruvido ti dà un po' quella sensazione di carta. Vedo che fanno grossi, grossi passi avanti. Questo mi fa molto piacere. Qui nel driver potete vedere che potete settare tranquillamente tutti i tastoni. Questo qua sembra non settabile, almeno la parte, questa barra qui. Che per cosa servirà? Per lo zoom! Wow, sì! Yes, boy! Damn, son! Questo ci piace, signori. Ci piace. Sono anni che non vedo uno scorrimento touch per lo zoom. Dalle prime tavolette che avevo, che tu devi fare con il touch così e quello ti zoomava. In realtà è adorabile, perché una tavoletta così piccola, mi immagino di potermela mettere così, tipo su un divano, tac, con i tastoni da un lato o sopra magari, e posso gestire tutto dai tastoni se li imposto bene. È vero che con la tastiera puoi fare mille cose in più, ma per degli schizzi basilari o per dei disegni così di sfogo è ottimo in realtà, perché vuol dire che li posso fare appunto sul letto, sul divano, sul pavimento, sul soffitto, dove mi pare. Posso fare i disegni dove mi pare, sì. Ci avrò sempre il computer attaccato da un lato, eccetera. Ma è sicuramente meglio di altre soluzioni in cui la tavoletta era fin troppo grande, i cavi erano fin troppo troppi e magari non c'erano i tastoni, queste soluzioni qua. Quindi, tanti punti per la Uion per questo. Ma io direi adesso ci faccio un bel disegnino relativamente serio, lo testo per un po' e poi vi faccio sapere, ok? Iniziamo! Wow!
Bene, come potete vedere abbiamo finito un Pikachu alquanto stravagante e strano con la solita linea Zio Peo and Cats, che ormai sta conquistando l'alta moda di Milano, si può dire. E in più ho deciso che il portapenna della Uyon è diventato il mio porta Pokéball, perché sembra fatto apposta per questo. Guardate, è fatto apposta per una Pokéball, non sicuramente per una penna. Sentiamo. Ehi, che è sta voce stanca? Dai. Non c'ha voglia Pikachu, non c'ha voglia, non oggi. Comunque, conclusioni riguardo a questa tavoletta. Innanzitutto, è estremamente sottile e leggera, cioè la prendo così, la smuovo, la giro, la rigiro, e questo è un grande pro. Nel frattempo c'è Toppi che sta giocando a Fortnite, non si vede perché fuori dall'inquadratura, ma come potete anche intuire sono passati dei giorni. Io ho fatto non solo questo disegno, l'ho testata anche per altro, ci ho fatto delle copertine, dei lavoretti, così, un po' per testarla un po' meglio e dare del, come dire, dare un giudizio un po' più accurato. Uno, la Uyon è migliorata moltissimo fin da quando ha iniziato, no? Fin da quando ha iniziato a produrre tavolette grafiche, e le versioni pro delle loro tavolette, hanno semplicemente scritto pro vicino, in realtà cambia di molto, perché la tecnologia non è unicamente nella penna, è anche nello schermo. Non può essere completamente nello schermo perché da quel che ho capito la Wacom ha il brevetto. Qui hanno elaborato una soluzione ibrida, mi sembra, in cui la tecnologia è per metà nella penna e per metà nello schermo. Infatti la penna non si deve caricare, eppure è lei a gestire i livelli di pressione, ho notato. Quindi non so bene come possa funzionare, perché non sono un tecnico di tavolette, ma è un risultato migliore secondo me rispetto alle tavolette precedenti o alle versioni non pro, se così vogliamo dire. Detto questo, i lavori si portano a termine con questa Uyon Pro 13 da 13 pollici, com'è che si chiama precisamente? Uyon Canvas Pro 13. Il Black Friday sta arrivando, e questo venerdì tavolette come queste di solito sono super in offerta durante il Black Friday, quindi io lascio il link in descrizione per l'acquisto di questa Uyon, così come faccio con tutte le tavolette se siete interessati. E questo è quanto, perché la batteria della telecamera si sta per spegnere del tutto. Pikachu vi saluta. Pikachu! Bravo, così mi piace, carico. Pikachu! Yes! Vi saluta Zio Peo, perché è ora di andare a mangiare e finire, concludere questa review, questo test di questa Uyon Canvas Pro 13, che mi è piaciuta davvero moltissimo. Guarda, questa è proprio carina, guardate, sono felice di questa tavoletta. Questo è quanto, come potete vedere qui sono cambiate cose nell'ufficio di Zio Peo. Ci sono adesso delle chitarre lì appese con tutti gli amiibo lì in fila, possiamo vedere un po' meglio. Che carino! Mi raccomando, fate i bravi, obbedite alla mamma, apparecchiate la tavola, bla bla bla, fate i bravi. Questo era Electric. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, konnichi, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa.